L'intuizione di un veterinario ex dirigente della ASL Aquilana e dei pastori di Castel del Monte. Così 15 anni fa nacque l'iniziativa di un gruppo di viandanti lungo il Regio Tratturo Magno che fino agli anni 50 dall'Aquila portava le greggi a Foggia e che oggi si ripete tra fine settembre e inizio ottobre con una staffetta di piccole greggi lungo 243 km di percorso. La prima tappa della 15ª edizione ha visto i camminatori partire dal piazzale di Collemaggio e giungere al lago Sinizzo di San Demetrio nei Vestini. Pierluigi Imperiale. Si stava perdendo la memoria della transumanza fatta a piedi nella capitanata di Foggia e in effetti le ultime transumanze a piedi erano state fatte negli anni, fine anni 50, 58-59. Dopodiché ha preso un po' l'uso della ferrovia e poi dei camion, come oggi. Quindi ripercorrere questo tratturo ha un senso di riappropriazione di un'identità, perché troppo spesso questa transumanza si collega a un folklore, a un senso passato, eccetera. In realtà la figura del pastore è ancora esistente, attiva, soprattutto nella provincia dell'Aquila, e l'UNESCO dopo 20 anni ha premiato questa cosa riconoscendo la transumanza patrimonio immateriale dell'umanità nel 2019 a Bogotà. Quindi una soddisfazione immensa, peccato non è stata festeggiata adeguatamente perché il Covid ha impedito di fare feste come questa, anche all'aperto certo si possono fare, si può fare qualcosina, ma ci abbiamo sempre dei grossi limiti, quindi non abbiamo fatto quella grande festa che volevamo fare e la rimandiamo di volta in volta, però continuiamo a mantenere questa tradizione. Quindi un gruppo di camminanti, una staffetta di greggi, perché i pastori devono essere e restare sempre i protagonisti dei tratturi, del Regio Tratturo Magno. La transumanza ha incontrato l'arte e alcune scolaresche con l'iniziativa Transumarte, che a bordo di un pullman storico trasporta le opere del collettivo Atmosfera 7, presieduto dal maestro Achille Pace, recentemente scomparso. L'iniziativa è patrocinata da ASI, Auto Motoclub Storico Italiano.